Ehi là ragazzi, ciao a tutti le amiche, bentornati qua su Ark Survival Evolved. Guardate un po' ragazzi, il nostro Carnotauro, l'ho messo nella piccola gabbietta. Non sapevo dove parcheggiarlo, anche sono carini insieme al Terizzino messi tutti e due qua dentro, eh? Ma quanto siete carini tutti e due insieme. Allora ragazzi, è da un po' che mi dite Nick, prendi un brontosauro, prendi un brontosauro. E ragazzi, ne è apparso giusto uno qua vicino, ed è pure di livello alto ragazzi, un bel brontosauro femmina di livello alto, eccolo là. E dato che ci tenete tanto al brontosauro, ho detto vabbè, non mi manca nulla, lo posso prendere. Beh, in realtà una cosa mi manca, prendiamola, cioè il cibo per addomesticarlo. Teoricamente ci vuole la crocchetta giusta se si vuol fare veloce, ma siccome non so qual è la crocchetta giusta e poi sono sicuro che mi manca pure l'uovo giusto, quindi andiamo direttamente a prendere le bacche. Eh sì, perché il brontosauro ovviamente è un erbivoro, quindi lo addomestichiamo a bacche. Pigliamo un bel po' di bacche e magari anche qualche, ecco, anche queste come cibo extra. Perfetto ragazzi, allora dato che è un animale parecchio pericoloso, vediamo, penso che lo addomestichiamo in volo come ho fatto con il Quetzal, così non dovrebbe prendermi, spero. Vabbè, io quasi quasi sai che faccio, mi metto qua e da qua gli sparo. Teoricamente deve salire, siccome non è così intelligente non sale ed è una facile preda. Allora, cominciamo? Presto? Lui già subito sa chi è stato, no? Perché da 200 metri lui sa, dice, è stato lui! È una cosa che non ha senso. Come fai a sapere che sono io? Dai, come fai? Cioè, da là sotto devi un attimo guardarti attorno magari, no? Vabbè, mo ci vorranno chissà quanti colpi perché pitterà giù un bestione come questo. Ti prego, non voglio beccare il mio grifone. Cioè, ma col tutto spazio che c'è in acqua te ne vai? In acqua no, in acqua è pericoloso, cavolo. Portiamolo via dall'acqua, raga. Via dall'acqua che è troppo pericoloso. È un animale dannatamente veloce quando vuole. Quanto è bello rimanere a mezz'aria e scappare nel momento giusto, poi. Via, 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 decollo! Oh, guarda che faccio io. Ah, già, così è parecchio scomodo, cavolo. Ha! L'ho mancato, come cavolo è possibile? Vai un po' indietro. Mamma mia, da qua quanto è bello! Da qua è troppo bello. Certo, le posizioni più scomode solo Nick le poteva trovare. Ottimo, ottimo, così è buono. No, così non è più buono. Ma mannaggia, oh, con tutte le angolazioni possibili ed immaginabili. Guardate, raga, ho aumentato la qualità del gioco. La qualità visiva l'ho alzata. E questi riflessi del sole sono stupendi. Allora vediamo un po', provo a mettermi in un punto più comodo, che mi fa sempre sgobbare. Ehi, è bello. Com'è che t'ho mancato? Eppure sei pure grosso. Inseriamo la retromarcia. Non mi becchi, non mi becchi. Sarai pure lungo. Oh, 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 Osho. Ma io sparo in... penso che in testa è meglio. No, l'ho preso, sì, ma non me l'ha segnato. L'ho preso, ma non me l'ha... Oh, vabbè, vai, gli sparo in corpo, va. È una bella bestia, eh. È tosto, è grosso. Oh, oh, mi sa tanto che ha capito qual è la strada. Oh oh, credo che ha capito da quale parte si sale.
No, dai, non essere molto più intelligente proprio ora. Oh, cavolo. Aspetta, sta scappando? Sta scappando, cavolo. Oh, non mi butta giù casa, eh? Vai, 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 vai. Vediamo se riesci a salire pure qua sopra. Vediamo se sei così bravo. Oh, mica sali, vero? No, sta salendo veramente qua sopra? Ma cavolo fa? No, 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 aspetta, aspetta. No, se vai in acqua è pericoloso. Se vai in acqua è pericoloso. Beh, se ti vai a chiudere però, guarda. No, dove cavolo vado? Vola. E namo, basta che non se ne va in acqua, va tutto bene. Basta che non va in acqua. Mazza, oh, c'ha un mucchio di coso questo, eh. Un mucchio di torpore bisogna fargli a questo per tirarlo giù. Mo me lo porto un po' più in qua. Dai che c'hai la testa lunga, come fai ad annegare, no? Non può essere. E combattiamo, è una bella bestia da tirar giù questa, raga. Una cosa bella grossa da tirar giù. Oh, vedi che c'hai il culetto largo e sei rimasto incastrato? Ah, già che è femmina, incastrata. Mi sta distruggendo casa, fa un po' come te pare. Casa, la trappola. Sta a far fuori la trappola, raga. Che me frega, passate il tempo, vai. Manco sta a subire danni la gabbia. C'hai una mira che fa schifo. Oh, dove vai? Non è che mi devi tirare giù il cancello, vero? Forza, cedi. Ma quanti problemi. Gli avrò sparato già, raga, una ottantina di colpi. No, va verso il cancello! No, se ne va proprio. Vuol dire che sta per addormentarsi. Ok, alziamoci, alziamoci. Ce la sta a far sudare, raga! Ce la fa sudare questa, eh! È un animale grosso. Però penso che ormai ci siamo quasi, dai. Credo che non manca molto. Eccolo là. Finalmente, dopo 100 colpi è andato. Ora stiamo attenti. Dobbiamo proteggere. Ce l'ho io. Inserire cibo, por favor. Eccolo qua. Anzi, questo dammelo a me che non c'ho niente da mangiare. Sta a scendere un bel portale. Dammi la pistola. Ok, ma poi piove sempre. Sto caspita del gioco. Quando sto addomesticando, piove sempre. Facciamo una bella cosa, vai. Facciamo un giro. Facciamoci un giretto. Perché noto. Ok, qua davanti noto problemi. Ok, va bene, allora il triceratopo ovviamente non lo disturbiamo. Facciamo un po' di piazza pulita. Se ci stanno animali cattivi in zona, raga, evitiamo nel modo più assoluto problemi. Un dilofosauro in meno. Facciamo piazza pulita, soprattutto ho paura di eventuali scorpioni. Vabbè, scorpioni neanche tanto. Più che altro ho paura delle tigri, dei denti a sciabola. Capita qualche volta che qualcuno ci sta qua. Se ci sta. Vabbè, se ci sta lo vorrei anche addomesticare, però. Però devo difendere. Oh, ci sta uno stegosauro? Veramente? Fa un po' vedere. Ah, è il livello bassissimo, raga. Però non lo so. Non lo so. Potrei anche tirarlo giù. Proprio perché ci vogliono pochi colpi. È un livello basso. Penso che lo tiro giù come niente. Però ho paura che
che mi va ad insultare il brontosauro, dobbiamo portarcelo un po' lontano. Cos'è quel coso là dietro? Un'aquila. L'ho mancato. Dai, stegosauro. Ma cavolo, è che t'ho mancato un'altra volta. Preso. Ok, allora attiriamolo un po' più lontano. Arriva? Arriva! Ma io c'ho un leone, guardate come corre. Si è già calmato? Namo, oh, però è troppo buono il grifone, eh. Il grifone è troppo buono da terra, da aria. È comodissimo il grifone. Dai, che questo va giù come niente, di livello basso. Oh, 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 Topo Gigio, io volo, eh. Oh, dov'è? Ok, ok, non vedo una cippa. Guarda, basta che mi allontano 20 metri, già si calma. Su via, bello de zio, cedi. Namo. Via, 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 via. Ancora no? Lo so che mo cadi, lo so che mo cadi. È andato. Ok, raga. Dai, che lo stegosauro. Cioè, il discorso è che non ce ne stanno granché in giro. Quindi, anche se è di livello basso, lo voglio prendere. Poi, vabbè, voglio dire. Alla fine. Alla fine, uno più buono lo prenderemo. Però, per ora. Anche perché non l'ho mai avuto lo stegosauro. Non so neanche che cosa può fare. Oh, ci vogliono ancora un po' di bacche. Ma devo anche tornare in fretta a vedere come sta il mio bronto, perché quello mi ha fatto sudare ben di più. Vabbè, piglia di tutto comunque, dai. Andiamo a vedere, raga, come sta il bronto. Metti che arriva proprio mo un animale cattivo. Ok, il bronto è tutto a posto. Andiamo, ragazzi, a vedere cosa c'è in questo portale. E dai, questa pioggia, che due scatole. Sella per Fiomia. Vabbè, il Fiomia è una specie di maiale. Prima o poi lo prendiamo anche, il Fiomia, ma... Vabbè. Praticamente è un... produci cacca il Fiomia. Più che altro si può usare per quello. Ma tanto quella non manca, dai, non mi manca proprio la cacca. Allora, Stego, ti sei svegliato? Sono contento, felice. Ce ne possiamo andare a trovare. Andiamo a trovare il nostro, quasi nostro, brontosauro. Ok, raga, allora, lo stegosauro è arrivato, è qua. Stego, stego, quindi mi serve una sella per lo stego e una sella per il bronto. Speriamo che nessuno attacca il bronto, intanto, ovviamente. Andiamo a dare un'occhiata quindi a quello che serve per fare ste due cavolo di selle. Ah, a meno che magari non ce l'ho già, eh. Diamo un'occhiata alle mie selle attuali. Allora, che cosa abbiamo qua? Mammut, rana, parasauro, pachino... Sarco, Terror, Bronto, ce l'ho, ottimo. Carbonemis, Fiomia. Allora, per il Bronto ce l'ho, mi serve per lo Stego. Stegosauro, crea. Ok, ragazzi, abbiamo le selle. Andiamo quindi a montare la sella allo stego, però ovviamente lo proviamo tra un attimo. Prima devo assicurarmi che il bronto sta bene. Stegosauro, va bene, lo proviamo tra un attimo. Prima andiamo a controllare la situazione con il bronto. Oh, si è svegliata brontolina, raga.
Brontolina si svegliò. Allora, opzioni, cambia nome, la chiamiamo assolutamente Brontolina. Accetta. Allora, ragazzi, montiamo la sella. Eccola qua, la sella su Brontolina. E mo saliamo, ragazzi. Mamma mia, sopra sto bestione. Da chissà quante tonnellate, 40-50 tonnellate di bestione, raga. È lentissimo, però quando mi inseguiva era veloce. Aspetta, raga, perché il volume è troppo alto, secondo me. Sennò qua non mi sentite più. Ok. È lentissimo, raga, lentissimissimo. Difatti, per questo vi dicevo, non è che mi piace tanto il brontosauro, perché è un animale lentissimo. Prima che arriviamo da qualche parte ci mettiamo mezz'ora. Cioè, qua sopra possiamo montarci una casa con la giusta piattaforma. Però sicuramente è sempre meglio il Quetzal perché quello vola. Di sicuro va comunque più veloce. Proviamo un po' ad attaccare sto triceratopo qua. Vediamo un po' quanti danni gli famo, raga. Vai, Ma che qua spacca gli alberi più che altro. A beccarlo, eh. Ho preso 177, beh, oh, non è male, eh. È morto, è mosse. Allora, livello 4 punti. Allora, qui non è che tanto mi interessa a me i danni, perché comunque non è un animale buono per fare danni, cioè è lento per quello più che altro. Quindi, sinceramente, ora qualcuno dice, vabbè, alza gli velocità di movimento così diventa più veloce. Però non lo so, ragazzi, io per ora non tocco nulla. Ma guardate quante narcobacche, però. Però è molto comodo sta animale per fare anche bacche. Guarda qua, 400 narcobacche come niente, legna. Effettivamente, raga, è un animale carino per fare risorse. Meglio scendere dalla coda, perché se scendete da là vi fate male. Ecco, mi sono fatto male lo stesso. Però sempre mi faccio meno male. Allora, ecco. Era un peccato lasciare sta chitina e tutte queste belle cose. Allora, fa un mucchio di risorse però, dai. Ma c'è un altro stegosauro. Mazza quante narcobacche, 400 a botta. Aspetta un po', quello stego. 45, vabbè. Comunque, non c'è tanta differenza con quello che ho preso. Sinceramente, non c'ho voglia di combattere mo contro questo. Allora, salta a bordo. Però devo stare attento che potrei beccarlo con la coda. Ok, portiamolo a casa. Vediamo se ci entra dalla porta, raga. Intanto famo un arcobacche, vai. Ma che roba? Ci passo, ci passo. A posto. Mi aprite? Ci passa, ragazzi, ci passa. E pensate che il brontosauro non è l'animale più grosso del gioco, eh. L'animale erbivoro più grosso è il titanosauro. È tipo un brontosauro, ma ancora più grande. Poi come carnivoro c'è il giganotosauro, che dovrebbe essere all'incirca 3 volte più grande di un... Dovrebbe essere 3 volte più grande di un tirannosauro. Oh, ma fate passare. Permesso, permesso. Mi fate passare, grazie. Osho che qua, questo c'ha le zampe grosse. Ok, raga, lo parcheggio qua. Lo parcheggio qua e basta perché è troppo lento, non c'ho proprio voglia di andare in giro con sto bestione. È bello da vedere, è bello da vedere, raga, è molto bello da vedere. Però è stupendo, ragazzi, da guardare, ma però è troppo lento. Vediamo un po' cosa sa fare invece questo piccolo stego. Ehi là. Mamma mia, raga, ho alzato i dettagli grafici ancora di più e mo.
Troppo bello, Ark è troppo bello, questa grafica. Mi raccomando ragazzi, sfolliciate, lasciate tanti bei mi piace se la serie vi sta piacendo. Se non sbaglio, sta animale qua fa risorse anche lui. Che ci metto? Danni, vai. Da posto? Questo credo che fa... Io penso che questo fa selce principalmente, credo, ma non ne sono sicuro. Ma ci devo provare, proviamo intanto qua. Ok, vabbè, fa anche lui dalle piante le solite cose. Vediamo cosa riusciamo a fare invece da questi. Ah no? Ah, allora pensavo diversamente, ma pensavo che poteva fare dalla pietra qualcosa. E allora, no, e allora è l'altro quello che fa selce, non è questo, e non mi viene neanche il nome. Vabbè, comunque, vediamo se dall'albero famo qualcosa. Ok, dall'albero famo principalmente paglia. Quindi è buono per fare paglia. Attacco speciale non ce n'è. Attacco col destro non fa nulla. Quindi... insomma, è un animale per far paglia e magari da usarlo come difesa contro certi animali. Ma, magari se voi sapete cosa ci si può fare di meglio, ditemelo, raga, perché io... Lo stegosauro non ce l'ho mai avuto. Quindi non so di preciso cosa può fare lo stegosauro. Ho visto che principalmente fa paglia e risorse dalle piante. Poi per il resto non so cos'altro può fare di speciale. Ma che faccio? Lo metto sotto, libero di vagare. Ok. Allora, comportamento... Attiva passeggia. Avanti, addio. A dopo, a presto. Ok, mo si mette a passeggiare, raga. Tranquillo e beato nella sua mega stalla. Il brontosauro meglio no, perché quello è così alto che sicuramente passa qualsiasi barriera. E l'abbiamo anche visto durante l'addomesticamento. Quindi il brontosauro meglio lasciarlo fermo qua. Che poi comunque teoricamente sta su... Lo mettiamo sul neutrale, così se arriva qualche brutto nemico, insomma, c'ha 18.000 di vita, fa danno, questo fa danno. Vediamo un po' la serra come stiamo messi. Appunto, perché penso proprio che mo c'ho un mucchio di narcobacche. Devo fare tanta roba là, come si chiama? Dobbiamo fare, raga, tantissimi narcotici, anche perché... Oggi abbiamo consumato tanti narcotici. Quindi dammi anche tu il... come si chiama? Dammi... Oh, 1003. Datemi una mano qua con i punti, raga. E ditemi magari chi è esperto mi dica dove posso spenderli. Considerando il fatto che questo non è un... Non sto giocando in PvP, non c'è nessun nemico. Quindi non è un brontosauro da mandare contro persone, quindi considerando quello. Allora ragazzi, vediamo un po', metto ste belle cose qua. Ok, bank. Va bene, vai, 352, ma già ne ho più di 2000 di narcotici, quindi... Va bene ragazzi, quindi concludo qui questo gameplay, come sempre se avete suggerimenti da darmi non esitate a commentare, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, ci becchiamo presto ragazzi, ciao alla prossima!